Eccoci qua stasera, abbiamo un ospite che tra l'altro è mio amico e compagno di squadra della nazionale di Webcam Darts, che è Paolo De Dominicis. Ciao Ciao a tutti, Paolo. ragazzi. Ciao, ciao a tutti quelli che ci seguono. Intanto, per chi non ti conosce, da dove vieni? Giusto per sapere la Io sono di zona. Abruzzese, Bellante, comune della provincia di Teramo, in Abruzzo. giochi a frecce come tanti di noi. Da quanti anni è che giochi a freccette? Da Allora, quando hai diciamo che io ho iniziato? iniziato nel 2010, dicembre 2009, gennaio 2010. E ho avuto un paio di interruzioni per motivi personali, d'artite, neopapà, un paio di cosette che mi ha Fatto dei tenuto cavoli fermo. extra sportive. È iniziato come? Così per curiosità. Ero all'università e tra una birra e un'altra in un pub giocavamo anche a freccette. Da lì abbiamo conosciuto il titolare che conosceva Antonio Luigi De Rose. E lì l'abbiamo buttata lì, ma sì, facciamo una squadra. C'avevamo un tris di freccette in quattro. Dopo a me è rimasta la passione, e gli altri sono rimaste le birre. È così. Giochi a soft steel? Insomma, giusto per Entrambi. capire. Sì, gioco a Entrambi. entrambi. Gioco con i Bullbuster, una squadra di soft nella provincia di Teramo che milita in Serie A. E gioco a steel con i Revival, sempre nella provincia di Teramo. Perfetto. Quindi sei come me, insomma, uno che gioca tutte le... Basta giocare, ecco, insomma, con la Sì, passione. è nell'ultimo anno nel circuito VDA o comunque freccette online Non c'è l'alternativa. esatto, per ovvie ragioni. Una cosa interessante anche, che freccia è che usi? Perché ognuno di noi ha il suo tris, la sua forma, la sua lunghezza. Sì, Siccome allora studiamo il diciamo. tuo tiro online, lo vediamo, il tiro è bellissimo, è equilibrato, eccetera, però facci capire insomma che frecce usi. Ce Allora, l'hai io sotto diciamo mano o anche che no? Ce l'hai lì? allora, queste sono quelle che ho comprato qualche settimana fa, che sono le Target Bolide 05. E fino a qualche settimana fa usavo sempre un tipo Target, le Pyro. Non so dove. Sì. Di qua, si vedono, si vedono. Ecco qua. Terminale Red Dragon, quello bianco. Quello bianco sì, e quest'altro è simile, le Alamo. Quindi la letta standard e terminale corto. Sì, e diciamo terminale da 42 per le Pyro e da 35 per le bolide, perché essendo il corpo un po' più lungo mi si bilancia in quel modo. Queste frecce a punta fissa, giusto? Da steel. Sì, entrambe sono. Allora, questa è una Swiss Point, quella lì delle bolide, e questa a punta fissa le Pyro, che le E ho peso? anche da soft, entrambe, solo che questa qui, la bolide, ho fatto fare una modifica a Alessio Menegon da Swiss Point a punta di plastica, comunque, da soft. Ok. Che peso hanno? Una 20 e l'altra 22. Vabbè, sei equilibrato, insomma. Non come Sì, me che perché gioca con normalmente 19. Io gioco con 19 soft e 24 steel. io uso 20 e 22 soft e steel. 20 da soft e 22 da steel. Poi la domanda anche che in tanti fanno. Ognuno ha i propri idoli, no? Perché poi quando uno inizia a giocare, diciamo, prende questo sport seriamente, ha sempre un riferimento ad un giocatore, a un professionista o no. Sicuramente anche tu avrai il tuo giocatore professionista preferito Sì, per quanto riguarda il circuito PDC, ecco. Si può dire chi è? come tutti, Raymond Van Barneveld. Dai. Chissà, anche il mio primo. Eccolo qui, ho anche il suo surround. Di Raymond, vabbè. Che tra l'altro Sì. quest'anno è tornato, no, gli auguro di tornare al meglio Van Barneval, non lo so, però già che è tornato e si è qualificato, comunque è una Q-School di un livello altissimo, perché abbiamo visto
per chi come me e come te insomma ha seguito la Q-School, e il nostro Daniele Petri e Krasen, il livello era veramente molto alto, quindi sì. Essere tornato e qualificarsi insomma, ecco, e prendere la Turcar vuol dire esserci anche mentalmente, non solo tecnicamente come giocatore, che sì, ha fatto anche ottime prestazioni e average abbastanza importanti. Per quanto riguarda invece il circuito italiano, un giocatore, non dico di riferimento, però uno equilibrato, ecco, nel gioco, secondo te, si possa chiamarlo un professionista, ecco. Anche se secondo me in Italia, ripeto, i professionisti ancora non ci sono, nel vero senso della parola di professionismo. Come diceva Stefano Tomasetti, che ascoltava, scusa, stavo finendo. Come diceva Stefano Tomasetti, che ho ascoltato un'intervista radio, lui, quando gli chiedevano che tu sei professionista, Stefano diceva appunto no, in Italia il professionismo non esiste. Effettivamente è così. C'è l'ambizione forse ad arrivarci, c'è il potenziale perché c'è qualche giocatore che potenzialmente può dire la sua, ma ancora non siamo professionisti. Però se posso chiederti, un giocatore in Italia, secondo te, che si avvicina, ecco, al professionismo, chi può essere? Se vuoi farmi un nome. Uno l'hai appena nominato, che è Stefano Tomasetti, che fu anche uno dei primi, diciamo, che ho incontrato quando ho appena iniziato a giocare a freccette tramite appunto De Rose, che io facevo l'università all'Aquila e scendeva Stefano che mi dava certe legnate, vabbè, è normale. E dopo anche Daniele Petri, comunque. Daniele. Quest'anno sì, come persone, persone molto genuine, vere, come si dice, vabbè, diciamo, si può dire pure, anche pure spontanee, sì. Cioè sono sì, talenti, sì, naturali, ecco, non se la tirano, ecco, quello volevo dire, non se la tirano, certo. Cioè, sempre disponibili con tutti, anche in questo sport. Partendo appunto da questi due nomi che mi hai fatto, che hanno una caratteristica, secondo me, in comune, che è quello della mentalità, no? Sì. Mentalmente sono due giocatori molto, molto allenati, chiamiamoli così. Quindi, collegandomi a questo, secondo te, cos'è importante, più importante in questo sport? È la mente, come tutti dicono? Beh, indubbiamente l'80% lo fa la mente, perché il corpo risponde alla mente, quindi se la mente non dà il giusto input, il corpo risponde in automatico, o bene o male. Penso, sì, sia questo. Ti alleni, immagino, costantemente, no? Perché comunque abbiamo un rapporto anche al di fuori da questo schermo, no? E quindi ci parliamo quasi tutti i giorni, e so che ti alleni anche con nomi importanti, anche perché per crescere serve avere la possibilità, sì, anche e la fortuna di poter confrontarsi con giocatori professionisti, possiamo dirlo tranquillamente. Sì. E quando ti alleni solitamente? Cioè, per avere, diciamo, una che sempre nei tempi arrangiati, perché lavorando di notte con il piccolo, la famiglia, comunque un paio di ore, un'ora e mezza, due al giorno la trovo sempre. È importante questo. Abbiamo visto anche che hai fatto una partita con De Souza, sì, tempo fa. Questa è la fortuna dell'online. Io ho trovato Jeff Smith una volta, non pensavo fosse lui, poi ho visto l'Everas registrato che era 94, ho detto ci sono pochi Jeff Smith che giocano a 94, e quindi sono riuscito a fare una partita prendendola 5-0. Vabbè, però... Comunque l'online effettivamente in questo periodo dà queste grandi possibilità, e non solo con De Souza ti sei allenato, ho visto anche un avversario con il quale ti alleni spesso, che ti ha chiuso anche 9 frecce, abbiamo visto il video, insomma, almeno io, Ryan Palmer, che ho avuto l'onore, sì, di trovare su un torneo io, essere riuscito anche a batterlo, giocando a 76, ho giocato molto bene io, lui no. Però insomma ho avuto la possibilità e l'onore di averlo conosciuto, un grandissimo giocatore veramente, sì, sì, molto, quindi so che tu ti alleni spesso. Questa sì è una grande fortuna, l'online, tra virgolette fortuna, perché non potendo andare in pedana, che è tutta un'altra storia la pedana,
però l'online, come dicevo prima, ti dà la possibilità di conoscere gente al di fuori che magari non avresti, ma pure a livello italiano, che non avresti mai potuto avere l'occasione di giocarci contro, ed è bello, è bello. Infatti, e io penso che questo lo terrò come allenamento per sempre. Nel circuito italiano c'è chi come me e come tanti altri speravano nel Finder di trovare nel sorteggio il Martin Adams e il Tony Oshii. Era l'unica possibilità che avevi di poterti confrontare o comunque giocare una partita con questi nomi, ecco. E quindi l'online forse ha un po' semplificato, tra virgolette, ha messo alla portata di tanti la possibilità di giocare con questi grandi campioni, insomma, anche di farsi un'esperienza e di potersi misurare poi, secondo me, su dove si può arrivare, perché è così, è la realtà. Quali sono i giocatori con cui confrontarsi, secondo me. A proposito di questo, siccome sono belle cose, il tuo ricordo più bello per quanto riguarda il mondo delle freccette, insomma, un momento che porti dentro di positivo. Allora, sembra, vabbè, come ho detto prima, ho sofferto di dartrite, le classiche in gergo dartrite, mi si bloccò il braccio e il momento più bello è quando ho avuto la consapevolezza che ne ero uscito. E Cosa rarissima. quindi sì, forse mi ha salvato il fatto che sono ambidestro, quindi piacendomi troppo questo sport iniziai a giocare col sinistro. Dopo 3-4 mesi, forse la mente ha elaborato, non so come funziona, sì, però ha elaborato che comunque continuavo a giocare anche con l'altro braccio e forse si è sbloccato il destro, non so, e ho ricominciato col destro. Interessante questa cosa, perché tantissimi hanno smesso per questo problema. Io conoscevo giocatori 10-12 anni fa che veramente erano forti e da un momento all'altro hanno dovuto mollare. E quindi, bello, ecco, un bel ricordo questo, sicuramente. Un E se secondo bel posso. ricordo, un altro bel ricordo è la 9 frecce comunque, perché non è bella solo farla, ma anche subirla, perché già è raro vederla, subirla ancora di più. Sicuramente. Infatti, guarda, immaginavo potesse essere uno degli argomenti di cui mi parlavi, sul più bello di queste cose qua. E ovviamente ci colleghiamo anche più brutto, ci sarà un episodio, non dico brutto, però comunque molto basso, ecco, un po' più buio. È sempre riconducibile ad artrite quando ci sono entrato. Quello è stato il momento più brutto in assoluto perché tenevo il braccio dietro, la testa diceva guarda che l'hai tirata la freccia, invece no, ce l'ho in mano veramente la freccia. Vabbè. Ci sono, e poi anche collegato a questo, ci sono tanti giocatori che il momento buio, in questo caso il tuo era questo, ed è un momento ancora più buio rispetto a una prestazione non negativa. Questo è Sì, proprio un perché problema. non si riesce a capacitare. Ci sono tanti che hanno anche pensato di smettere dopo un periodo down, si può dire, no? Basso. Tu hai mai pensato di smettere per un momento oppure no? Ma sinceramente di smettere perché non avevo più voglia, no. Di smettere con la dartite, no. Quindi, anzi, ho trovato la forza di aggirarla. Perché, come ho detto, io giocavo a pallone e ci ho lasciato a giocare a pallone per vari motivi miei e ho trovato comunque il mio sfogo nelle freccette. Bello, che è un signor sport. Io spero veramente che più gente possibile riesca a capirlo veramente. Adesso pian piano, man mano che viene la gente a trovarmi, poi in questo periodo che mi sto allenando molto anch'io a casa, sto cercando a chiunque di spiegare le regole e quando la gente scopre quello che si nasconde dietro un semplice 20 o un semplice bull, poi gli si apre un mondo e questo è forse il messaggio che noi dobbiamo portare un po' per far crescere questo sport, ecco, meraviglioso. E Sì. appunto, secondo te, per farlo crescere, un'idea che puoi avere tu per quanto riguarda l'Italia? Ti sei mai fatto delle domande o delle idee, insomma? Ah, io di domande e di idee me ne sono fatte sempre anche nel mio piccolo, perché essendo un giocatore, diciamo, non dal nome illustre conosciuto in tutta Italia, diciamo, delle idee me ne sono fatte già molti anni fa. Io per me non esistono varie federazioni. Per me, se vuoi crescere, devi fare un'unica federazione e devi veramente selezionare il top del top per poter competere a livello europeo e mondiale. Se hai 4-5 federazioni, due giocano in un'altra, due in un'altra e uno in un'altra, non avrai mai il top team, insomma.
e soprattutto, secondo me, anche se posso dirla, l'investire sui giovani, perché stanno veramente uscendo dei ragazzi molto forti. Io, tra l'altro, come mi è stato dato l'onore di poter fare capitano della nazionale per quanto riguarda l'online, ho fortemente voluto i due ragazzi che giocano con noi, che sono Nicola e Franceschino. E si stanno dimostrando all'altezza. E questo è, cioè, secondo me, è una cosa su cui investire anche su questi ragazzi. Cioè, la federazione deve capire che abbiamo del potenziale in Italia, secondo me, per mio parere, bisogna investire su quelli, la prima cosa. Vabbè, sì. Comunque, chiusa parentesi, dopo io non sono né presidente, non posso decidere per nessuno, però mi auguro, insomma, che i primi passi si facciano dai giovani. Per il 2022, che prospetti pensi di avere? Dove siamo? Hai degli obiettivi, anche se in questo momento è difficile per chiunque porsi dei traguardi? Però, insomma, se non c'è ambizioni, si sta sempre fermi. Delle ambizioni lo avevo anche per il 2021, però per motivi personali non sono riuscito, e forse è andata anche bene perché non mi sarei sentito all'altezza. Però nel 2022 spero di poter partecipare alla Q-School, che è quello in cui abbiamo in tanti. Io mi sto allenando per quello, non mi sento ancora all'altezza, anzi per niente, però insomma bisogna avere, secondo me, come dici tu, l'ambizione di arrivare là e porsi degli obiettivi per chi poi vuole arrivare. Effettivamente non lo vedo impossibile, difficile ma non impossibile, ecco. Nulla come è possibile. Con Michele Turetta, che ha fatto una grandissima Q-School, è rimasto fuori per un punto, mi sembra due, quindi proprio rischiato di poco di prendersi da Turcarlo. Lui mi diceva un giorno al telefono, mi ha proprio detto, insomma, ecco, il livello è molto alto, però quando sei lì, se hai le basi, diventi forte. Sì. E questo mi è rimasto impresso, da lì ho detto, se lo dice lui, insomma, se la metto tutta, e anch'io come te mi sto negando parecchio, in questo momento un po' meno, però insomma bisogna pure avere degli obiettivi, ecco. Secondo me è un onore, sì, Daniele Petti, quest'anno, che nonostante tutte le problematiche Covid, che è andato e ha fatto la sua buona figura, ecco. Quindi più Daniele Petri possiamo. Sì, ha unito tutta Italia, come del resto ogni volta che qualche giocatore nostro va a fare qualcosa all'estero unisce tutta Italia, è bello, bello. Soprattutto nel nostro mondo, dove ancora non riusciamo a esplodere, avere uno che riesce a fare la voce alta nel suo piccolo è un onore per tutti, secondo me. Tra l'altro l'avrò ospite, sì, qui Daniele Petri, quindi dopo gli chiederemo anche a lui come sarà la Q-School effettivamente, lui può dircelo veramente. Lui come Michele Turetta, che spero di avere ospite anche lui, insomma, ecco. Va buono, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Salutare qualcuno, fare presente qualcosa? Saluto i miei capitani delle rispettive squadre, Giuseppe Di Maurizio e Stefano Marconi. Saluto tutti i miei compagni delle rispettive squadre. Grazie a te, Francesco, di avermi avuto come ospite. No, di niente. Tutti quelli che ci seguono. Bene, salutiamo Paolo, e noi ci vediamo con il prossimo ospite, quindi nei prossimi giorni scopriremo chi. Ciao a tutti. Ciao.